Bella a tutti che sono arditi, oggi siamo ritornati nell'RDT in survival. Nello scorso video appunto dell'RDT in survival abbiamo fatto il primo piano appunto del mob spawner, eccolo qui. Adesso appunto facciamo il secondo piano, che praticamente è la stessa cosa, quindi saliamo così, perfetto, e dobbiamo fare sempre le mura e poi dobbiamo andare a chiudere tutto. Mi avete detto che grazie ho visto questo mob spawner da Surreal Power, ma come vi ho detto Surreal Power lo seguo poco e niente, quindi non ho, poi ho detto, ho visto anche in un tutorial che hanno fatto, quindi da Surreal Power proprio non ho visto nulla io. Poi mi avete detto anche che sto usando è uno spreco di carbone, di tutto. Lo so, però fare il mob spawner sempre con la cobblestone non è poi così tanto bello, dai. È brutto vedere quel cazzo là di pilar tutto di cobblestone, dai. È inguardabile. Ah, questo qui l'abbiamo fatto di 1, 2, 3, 4 e 5. E nel quinto abbiamo fatto il coso. Ok, quindi saliamo qui. Appunto, finiamo questo mob spawner e poi dobbiamo andare a vedere giù se giù c'è qualche grotta, qualche miniera, un qualcosa così. Perché se c'è qualcosa poi rischiamo che questo appunto mob spawner non funziona. E quindi poi sono cazzi. Vi ricordo, voi che guardate in molti l'RDT in survival, che ieri è uscito un episodio, un video molto importante. Andatevelo a vedere e poi capirete di cosa si parla, ecco. Finito. Oddio, perché si vede così, raga? Cos'è? Aspettate, No, aspettate perché devo un attimo vedere. Allora, si è tolto, perfetto. Ora, devo un attimo capire, forse il centro è qui? Sì. Quindi si parte da qui, Porca merda, madonna. Vedete, per fortuna, raga, ho lasciato l'acqua, sennò sarei morto in un modo orribile. Orribile. Andiamo a prendere la legna, perché ci dobbiamo fare quei cosi là che si aprono e si chiudono, che non mi ricordo mai nella vita com'è che si chiamano. Andiamo anche a dormire, già che siamo, perché è notte e ho paura in caso viene qualche creeper e ci fa esplodere il mondo. Ok. Qua per adesso togliamo. No, aspetta, lasciamola l'acqua, non si sa mai. Allora, facciamoci così. Ci facciamo. Ah, così ce ne da due. Quindi facciamo così, così ce ne da 4 e vediamo se... Allora, togliamo un attimo questa per adesso. Facciamo 1 e 2, ok, sì, perfetto. 1 e 2, ok. Quindi ne facciamo altre. Quindi facciamo una qui, no, ho sbagliato. Vanno una qui, e l'altra qui. No, ma che palle, oh, ma che cazzo. Ok, ma dai, oh, mi hai rotto il... Ma che devo io mi devi fare così? Ah, con calma, ti devi mettere qua. Oh, ok. Questi qua li dobbiamo aprire. Fai così, 1, 2, 3 e 4. Ok. Quindi il mob spawner si può dire che è finito. Quindi, allora, dobbiamo andare a farci i vetri, quelli lì tutti colorati, che non mi ricordo, i vetri rosa, forse si chiamano proprio così, non lo so. Allora, vetri. Allora, vediamo se qui ci abbiamo dei fiori. Sì, abbiamo questi qui, però non so se questi qui si possono trasformare. Sì che si possono trasformare. I vetri ce l'abbiamo? Sì, qua vedo un 32. Ok, qua ne vedo altri. Vabbè, ma non mi servono. Qui neanche. Anche qui abbiamo. Vabbè, per adesso siamo questi qui, dai. Per adesso siamo questi qui, non mi sbaglio, si fa così e questo... No, mai nella vita, mai nella... Ok, così. Dovrebbe fare così, non voglio dire veramente cavolate. Sì, ok, così. Facciamo così. A sto punto ce li trasformiamo tutti. Iniziamo. Qui. Ok, quindi qui e qui. Perfetto. Poi 1, 2, qua 1, 2, 3, 1, 2, 3 e qui vanno gli altri. Ok, vai, vai. Non dobbiamo sbagliare, raga. 3, quindi sono 1, 2, 3. Vanno messi qui. No. Ok, raga, qui basta, direi. Qui basta perché sennò poi entra la luce e poi sono cavoli amari e non ci spawna più nessuno. Ok, abbiamo fatto. Quindi scendiamo tutto. Ora bisogna fare appunto il piano di sotto, che non so, non ho la minima idea di come farlo, perché non ci ho pensato, non l'ho fatto neanche in creativa. Ah, facciamo qualcosa del genere. Ora qua, giusto per abbellire, dico per abbellire, facciamo così. Ci facciamo questo, ok.
Lo sapevo, mi hai visto subito, papà fanculo. Allora, dove li ho messi? Li ho messi qui, quindi ci faccio 1, 2, 3, 4. Ok, perfetto, così, così è perfettissimo. Ok, e qua facciamo anche un qualcosa del genere. Ci mettiamo questi. Vai, uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Il mob spawner penso sia finito. Dovrebbe essere finito. Ma porco cane, ma perché? Ma perché? Ma perché? 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 Dico io, creeper di merda, e devo fare sempre queste cose di notte. Oh, raga, 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 raga. Non lo so. Non mi dite perché non lo so. Che fine farà questo cazzo di mob spawner? Non lo so. Spada fatta. Lapislazzuli dovrei averli da quella parte, ma non ne sono sicuro, quindi le prendo. E andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere. Sperando che... No, raga, ho una paura incredibile. A 1, 2, 3, vai così. Qua ci dovremmo fare anche una cesta, assolutamente. Spada, affilatezza 3. Sì, raga, sì. Va bene, va benissimo. Va benissimo, perché qui ora noi ci faremo... Vabbè, non adesso, magari nel prossimo video ci faremo un'incudine. La uniremo questa con questa e uscirà tipo affilatezza 3, contraccolpo 2, indistruttibilità 3. Dovrebbe uscire così, non lo so. Mori. Come vedete con un colpo li uccido e funziona anche bene, poi quello lì va bene, non ce ne frega niente. Raga, datemi dei consigli. Vi mando un bacione. Ciao a tutti e al prossimo video.